L'Avezzano si illude e poi ritorna sulla terra quando il più sembrava fatto. Al Mancini di Castelfidardo nel recupero finisce 1-1, una gara che i marsicani avevano portato praticamente a casa prima del rigore finale realizzato da Montagnoli. Squadra di Giampaolo non sfonda nelle Marche ma si conferma comunque prima forza abruzzese del campionato di Serie D. Marsicani senza Deramo, impegnato con la rappresentativa al torneo di Viareggio e sostituito da Pollino sulla corsia di sinistra, torna Cerone alle spalle di Dos Santos, mentre in mezzo al campo la diga è formata da Persi e Bianciardi. In difesa gioca Scutti e non Lombardo a sinistra, Marchigiani col 3-5-2, coppia d'attacco formata da Calabrese e Pedalino e mediana folta comandata da Giovagnoli. Al settimo il primo squillo marsicano con il traversone basso di Besana che Cerone impatta ma non riesce a indirizzare in maniera precisa. L'Avezzano prova a fare la partita e quando può costruisce buone trame come al quarto d'ora, azione costruita sull'asse di destra con l'avvio e il tentativo di chiusura di Persi aiutato da Pellecchi e Besana. Occasione d'oro per gli ospiti al 19esimo con Dos Santos che serve l'inserimento nel corridoio di Pollino, conclusione troppo debole centrale del numero 7, para Selvaggio coi piedi. La risposta affida Ardenze col piazzato di Calabrese al 23esimo che però non fa male a Fanti. Partita brutta almeno nella prima frazione, Dos Santos ha assistito poco o nulla e allora il brasiliano decide alla mezz'ora di provare la conclusione impossibile che termina abbondantemente alta sopra la traversa. I marchigiani si vedono a 10 dall'intervallo, punizione di Terrenzio, sponda di Pedalino, spara Calabrese ma il destro è troppo centrale. Reazione immediata dell'Avezzano al trasponda stavolta di Dos Santos e Pollino, un'occasione simile a quella del 19esimo, ma anche questa volta la conclusione non crea pericoli a Selvaggio. Al 42esimo è Cerone a sfiorare il gol del vantaggio con un sinistro magico che sembra indirizzato sotto l'incrocio dei pali, ma è super Selvaggio a metterci la mano destra, forse anche con l'aiuto della traversa, e a tenerla lì prima dell'arrivo di Pollino. Nel primo minuto di recupero Mantini all'interno dell'area di rigore marsicana si distende e prova il servizio sul secondo palo a Pedalino, ma Besana fa buona guardia. Magnoni lascia Massi negli spogliatoi e inserisce Montagnoli, ma soprattutto torna alla difesa a 4 con Terrenzio che si allarga a destra e Giovagnoli in mezzo a far coppia con Lispi. La prima emozione della ripresa è targata a Pellecchia, fino a quel momento in ombra. Al 52esimo si porta il pallone sul sinistro e chiama Selvaggio, quasi ingannato dalla traiettoria alla respinta con i pugni. La partita si accende, Menna stoppa al 55esimo la conclusione di Calabrese liberato dalla sponda di Montagnoli. Cambio di fronte e Dos Santos si lancia verso Selvaggio ma calibra male la staffilata mancina, troppo alta. Ancora Montagnoli al minuto 57, destro arcuato che prova a sorprendere Fanti ma senza fortuna. Al 63esimo ancora Cerone e ancora su punizione, stavolta la traiettoria è bassa e Selvaggio ancora lì a respingere, così come la difesa marchigiana sul tentativo di tap-in di Pellecchia da posizione defilata. Giampaolo allora ridisegna la squadra a sinistra, fuori Scutti e Pollino, dentro Lombardo e Acatullo per un Avezzano a trazione ancor più anteriore. Il doppio cambio porta quantomeno fortuna perché nemmeno 60 secondi e l'Avezzano passa. Solita punizione di Cerone smorzata dalla difesa di casa, ma la sfera passa e Dos Santos si avventa sul pallone e batte Selvaggio per il vantaggio ospite. Terzo cambio per Giampaolo, fuori proprio Cerone, dentro Bisegna. Il più pericoloso nel Castelfidardo rimane sempre Calabrese che al 76esimo chiama la risposta in tuffo Fanti per disinnescare la sventola di destro. Giampaolo si copre, fuori Pellecchi e dentro va Crass e poi Di Curzio per Bianciardi, ma è Persi a provare la solita sortita offensiva al minuto 82 con il destro alto. La doccia gelata però arriva al 90esimo, la punizione di Calabrese vede di come di consueto il grande mucchio in area di rigore, ma stavolta per Taricone Lombardo commette fallo su Giovagnoli, giallo per l'Avezzanese e dal dischetto il numero 17 batte Fante e regala il pareggio alla squadra di casa. Delusione tremenda per l'Avezzano atteso domenica prossima dal derby del De Marsi contro il Francavilla.